Grazie. Buongiorno a tutti. Io non ci siamo messi d'accordo con tutto baratto, ma alla fine andrò a continuare diverse cose che in realtà ha già toccato. Anche se, niente li ho invitati. Infatti, ma senza metterci d'accordo, perché per esempio entrerò proprio nel merito dell'osservazione che influenza il sistema osservato. E cosa importante, mi occuperò dell'aspetto proprio legato al potere delle convinzioni, al potere delle credenze e in pratica anche collegato con la longevità. Ora, io non mi occuperò dell'aspetto medico, cioè strettamente medico, cioè che tipo di alimentazione seguire, quali sono gli integratori, piuttosto quali sono le pratiche, no? Per quanto riguarda l'aspetto energetico, perché si parla a volte dello yoga, dell'agopuntura, dello shiatsu, ci sono diverse pratiche, perché in realtà la longevità e quindi il rallentare l'invecchiamento è qualcosa di complesso che in maniera trasversale, prima appunto si parlava, ci sono diverse le aree che si vanno a toccare, c'è l'aspetto che può essere quello fisico, l'aspetto energetico, ma c'è soprattutto anche un aspetto emotivo e un aspetto legato alle convinzioni, e tutto è collegato. Ok, allora io ho scritto un libro che si chiama La mente quantica insieme a William Bishop, che è un amico americano. In realtà William Bishop è un pseudonimo, per una serie di motivi non è voluto apparire col suo vero nome, anche perché abbiamo cominciato a toccare una serie di cose interessanti che, se ne parlavi già nel 2000, creavi un pochino di dissapore, no? Quando cominciavi a parlare di mente quantica, di meccanica quantistica, dicevi l'osservatore influenza il sistema osservato, non dico che ti lanciavano delle cose dall'altra parte, ma quasi, perché in realtà tutto parte da, credo più o meno dal 1800, l'esperimento della doppia fenditura. Stiamo parlando di il primo esperimento fatto con la luce. Sì. Un esperimento fatto tantissimi anni fa, dove a un certo punto cosa hanno fatto? Hanno preso una parete con due fenditure, una è aperta, l'altra è chiusa, fai partire la luce, viene proiettato in un punto preciso della parete. E voi dite, vabbè, cosa c'è di strano? La luce è fatta di fotoni, dovete immaginare come se fossero dei sassolini che vengono lanciati e quindi vanno a proiettare un punto preciso della parete. Se io vado ad aprire quest'altro buco qui, l'altra fenditura, cosa dovrebbe accadere? Dovrei avere due punti precisi, giusto? Si ottengono delle bande alternate, chiare e scure, accade una roba strana. La luce, che è fatta di fotoni, a un certo punto, quando tu apri tutte e due le fenditure, si trasforma in onde. Cioè, da essere qualcosa di individuale nello spazio e nel tempo, cambia natura. Ok? Quindi come può essere qualcosa come questo telecomando individuabile esattamente qui, trasformarsi in qualcosa che può essere simile alle onde radio, che quindi è qualcosa che copre vaste regioni di spazio? E questa cosa qui li ha lasciati un po' perplessi, per cui poi hanno rifatto questo esperimento con gli elettroni, che sono la base degli atomi, gli atomi sono quello che ci compongono, e hanno detto, adesso li freghiamo, mettiamo un rilevatore, in maniera tale che cerchiamo di scoprire cosa accade, quindi mettiamo qui qualcosa che osserva, e quando mettono il rilevatore, la natura risponde con un paradosso. Non sono più onde, tornano a fare le particelle individuabili. Spegni il rilevatore, avviene questa cosa strana. Quando lo spegni, torna a fare, la luce torna, in questo caso gli elettroni, tornano a essere delle onde impalpabili. E allora da qui l'osservatore influenza il sistema osservato, cioè tutte le volte che si prova a osservare quello che accade nel mondo subatomico, cioè quello che ci compone, e quindi la natura di quello che noi siamo, noi lo andiamo a influenzare. Da qui una spaccatura tra i fisici. Alcuni dicono, probabilmente la nostra coscienza è collegata con la realtà, altri dicono no, non è così. Semplicemente quando si illumina il sistema, è la metafora del biliardo va benissimo, all'interno del biliardo che ci sono delle particelle, spari altre particelle che sono i fotoni perché tu devi illuminare, e quindi
fai uno sconquassamento totale. Questo però spiegherebbe eventualmente la deviazione della luce, ma non il cambio della natura della realtà. Cioè, qualcosa di individuabile, qualcosa che cambia completamente natura. Naturalmente ad oggi non sono ancora arrivati a dire chi ha ragione e chi ha torto, ma se avessero ragione quelli che parlano del fatto che probabilmente c'è una connessione tra la nostra coscienza e la realtà, e questa affermazione è estremamente forte, ma anche un po' in crisi. Voi capite, perché quando se ne parlava nel 2000, nel 97, nel 98, in quegli anni lì, dire queste cose era forte. Adesso se ne parla un po' di più perché c'è più divulgazione, finalmente anche i fisici ne parlano pubblicamente. Se andate su YouTube di questi esperimenti, finalmente ne parlano fisici. Io sono un divulgatore, io sono uno che legge, si documenta tanto, mette insieme diverse cose e poi divulgo. Ma se parliamo di osservazione, allora a me basterebbe osservare, immaginare di, non so, di avere questo tavolo pieno di banconote per farle apparire, o piuttosto immaginare di essere semplicemente più longevo, più giovane, o semplicemente di star bene per guarire. In realtà, quando parliamo di osservazione, secondo me, noi stiamo parlando di un'osservazione inconscia, per cui mi riallaccio a quello di cui si stava parlando prima. Noi quando veniamo al mondo non siamo assolutamente un disco vergine, però diciamo che dai 0 ai 3 anni assorbiamo come delle spugne ogni genere di informazione. A parte il patrimonio che riceviamo da genitori, nonni, quindi bisnonni, DNA e tutto il resto, registriamo tutto. Io ho due figlie e lo vedo. Qualsiasi cosa dici, entra. Riporto un esempio. Una mia figlia adesso ha quasi 8 anni, però quando era più piccola, a un certo punto, mentre stavo guardando un film con Jim Carrey, quindi stiamo parlando di una commedia tranquilla, senza parolacce, a un certo punto, un film recente di qualche anno fa, lui faceva tipo una specie di mentalista, sapete quei mentalisti che fanno quegli spettacoli un po' strani, tipo giochi di prestigio, ovviamente una commedia, lui faceva finta del film di dover trattenere la BD per una settimana, e c'era questa animazione dove si vedeva lui, che era ovviamente un'animazione, come se si riempiva, e un dottore che diceva: se succede questa cosa può morire. Mia figlia in quel momento passa, registra questa cosa in maniera inconscia per più o meno quanto, un paio di mesi, un mese e mezzo, non riusciva più a trattenere la BD per più di 5-10 minuti, massimo mezz'ora, no? Esami, zero, non aveva nulla. Una mattina, appena sveglia, quando uno è sveglio in uno stato alterato di coscienza, l'alfa, poi i bambini anche peggio, nel senso che loro, quando sono piccoli, da 0 ai 3 anni, sono perennemente in uno stato alterato di coscienza, a un certo punto lei si sveglia per andare in bagno, tenendo conto che aveva dormito per otto ore l'aveva trattenuta tranquillamente. Le dico semplicemente: amore, hai visto che l'hai trattenuta per 8 ore? Le fa: ah sì, è vero, e quindi puoi trattenerla tutte le volte che vuoi. Oh, problema risolto. Non ha mai avuto più quel problema. Perché? Voi pensate come un'informazione può entrare facilmente, velocemente all'interno dell'inconscio, registrarsi, radicarsi, e a un certo punto, se sai esattamente come puoi deprogrammare quell'informazione, soprattutto nel tempo che lo stato alfa è molto importante, puoi lavorare in questo modo. Questa programmazione continua fino ai 7-12 anni circa, in maniera più lieve, per poi fermarsi intorno ai 18-20-21 anni circa, dipende un po', è soggettivo. Ok? Tuttora siamo suggestionabili, cioè nel senso, tuttora possono crearsi dentro di noi delle credenze, delle convinzioni, perché quando parliamo di questo programma mentale che c'è dentro di noi, stiamo parlando fondamentalmente di credenze e anche di forti, diciamo, anche di nodi emozionali che si radicano dentro di noi. Le convinzioni hanno un forte potere.
E allora, se è vera quella storia che probabilmente l'osservatore influenza il sistema osservato, e quindi se è vero che dentro di noi ci sono tutta una serie di credenze che ci portano in una direzione piuttosto che un'altra, dobbiamo cominciare a diventare molto più consapevoli che questo aspetto va a influire tanto sulla nostra vita. Dobbiamo anche cominciare a capire che la nostra realtà probabilmente è diversa da quella che noi tendenzialmente crediamo. Vi voglio riportare velocemente un esperimento che è cosiddetto, si chiama il gatto di Schrödinger. Non so se qualcuno mi sta a parlare, io ve ne parlerò in maniera molto semplice. È un esperimento ipotetico, mai nessun gatto è stato preso, chiuso in una scatola, questo lo dico per gli animalisti. Allora, è un esperimento mentale, si prende un gatto, si chiude in una scatola, tra virgolette, insonorizzata, dentro c'è un flacone di veleno, fuori c'è un pulsante, quando si schiaccia il pulsante, il veleno si libera e il gatto muore, giusto? Supponiamo che l'interruttore sia aleatorio, cioè vuol dire che l'interruttore sia difettoso, quindi quando schiaccio il pulsante io non so se il gatto è vivo o morto, perché ho il 50% di possibilità che sia vivo e l'altro 50% che sia morto. Schiaccio il pulsante, apro la scatola, il gatto è morto. Quando è morto il gatto? Per il senso comune molte volte si dice quando abbiamo schiacciato l'interruttore. Per la meccanica quantistica invece le cose sono un po' diverse, perché nella meccanica quantistica esistono due linee di realtà virtuali, ci sono le due possibilità in cui il gatto uno è vivo e un altro è morto, si tratta di linee virtuali. A un certo punto, per la meccanica quantistica, quando si osserva, accade una cosa interessante, fa collassare una delle due linee di possibilità, emerge una delle due possibilità. Se io il gatto inconsciamente mi aspetto che sia vivo, a un certo punto io mi vado a spostare. In realtà ci sono due interpretazioni. Una dice che ci spostiamo sulla linea di realtà desiderata e l'altra quindi svanisce, mentre un'altra interpretazione di Everett, Graham e Wheeler, adesso non ricordo male, parlano della teoria dei molti mondi, dove in realtà l'altra non sparisce, ma semplicemente noi ci spostiamo e le altre realtà continuano. Ora io non so quale delle due è vera, perché bisognerebbe essere, come dire, degli illuminati, ma molto illuminati, anche perché le dimensioni sono molto più di tre, come si parlava prima, persino quella del tempo più complessa, la quarta, di quello che si crede. Però è interessante che probabilmente noi abbiamo questa capacità. Io nel mio libro la chiamo focus universale, che è una capacità, secondo me, antica, che abbiamo perso, e che è atrofizzata, la maggior parte di noi è atrofizzata per tanti motivi, per il fatto che ci fanno credere che la realtà è fatta in un certo modo, punto, e questo lo ricevi sin da piccolo, in maniera anche del tutto inconsapevole, cioè io non credo nei complotti, credo semplicemente che a volte si segue una linea, e due, veniamo giornalmente vampirizzati da un punto di vista energetico, passatemi il termine vampirizzati, non è proprio così, ma che cosa succede? Perché se io di prima mattina accendo il TG e comincio a vedere massacri, terrorismo, omicidi, ci sono i miei genitori che ogni tanto vado a trovare giù a Bari, loro vedono di prima mattina il TG regionale, che credo che il TG regionale sia una delle cose più terribili che si possa vedere. Cioè, poi parliamo della Puglia, quindi ammazzamenti a gogò, gente nel cemento e così via. Io quando sto lì dopo un po' dico basta, voglio vedere i cartoni animati, li preferisco, perché, ma per un motivo semplice, ma non perché non devo informarmi, quel tipo così di informazione passiva è molto rischiosa, perché tu puoi prendere tutto e questo abbassa l'energia. L'energia, secondo per esempio filosofie orientali, entra ed esce attraverso di noi, attraverso dei canali che vengono chiamati chakra, dal sanscrito ruote, e questi canali tendono a chiudersi tutte le volte che pensiamo male, tutte le volte che pensiamo negativo si chiudono, quindi o che pensiamo da soli negativo o che qualcuno ci fa pensare negativo. Quindi vuol dire che se mi sottopongo a esperienze quotidiane, costanti, in cui ho lo sponsor negativo che già mi rompe le palle lui, più accendo il TG e così, poi vado al lavoro e ciò chi mi rompe le scatole lì, e poi magari mi faccio del male anche da solo pensando ma sto che ci sono faccio anche da solo, è ovvio che la mia energia sarà tendenzialmente sempre più bassa. Ma se è più bassa,
mi manca il quantum energetico per spostarmi sulle linee di realtà quelle più lontane. Quindi il problema principale è per questo che io dico che è atrofizzata perché ormai noi, a parte che non ne sappiamo più nulla da millenni di questa roba, finalmente negli ultimi decenni ci stiamo un pochino riappropriando di questa cosa, che non vuol dire non prendere più in considerazione tutto il resto, questo vuol dire integrarlo in maniera sensata, in maniera intelligente. Ma di quale osservazione parliamo? Secondo me non parliamo di un'osservazione razionale, di un'osservazione, come dire, quando dice, vabbè, mi basta immaginare, adesso, beh, ultimamente si è parlato tantissimo della legge di attrazione, no? Non so se avete mai sentito parlare, no? Quindi tu pensi positivo, arriva positività, tu pensi negativo, arriva negatività, poi però dopo un po' la gente poi si comincia a stufare, perché non sempre la legge di attrazione funziona. Che uno dice, ma come, io penso sempre positivo, 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 e poi le cose vanno male. Vanno male perché se io dentro di me sono fortemente convinto che le cose andranno male, tu puoi tirarti il sorriso tutte le volte che vuoi e ripeterti quello che vuoi, ma la credenza funziona come se fosse tutto un programma occulto che va al di là della consapevolezza. Io come coach spesso lavoro con diverse persone per diverse cose e a volte mi capita, quando lavoro sul peso, che ci sono persone che hanno fatto tutte le diete possibili e immaginabili, vanno in palestra ma magari da 15 anni, 20 anni vanno, dopo un po' succede sempre qualcosa che poi le porta ad abbandonare la palestra, quindi le diete sembrano funzionare, poi magari si autoboicottano in realtà, 10, 15, 20 anni così. Poi scopro, parlando, che dietro c'è una credenza, ed è quella che funziona. Una di quelle più carine che ho tirato fuori, che è abbastanza diffusa in alcune parti d'Italia, chi è troppo magro è malato. Allora, cancella, cancella, cancella. Poi vi spiegherò cos'è questo cancella, cancella, cancella. Chi è troppo magro è malato è un esempio di convinzione, di ripetizione, che spesso veniva ripetuta dai nostri nonni o bisnonni. Ricordo anche mia madre, continuazione, mangia, io sono di origine meridionale, quindi mia madre, piatto di pasta 250 grammi minimo, cioè tipo antipasto, quindi mangia, 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 come se magro, se deperito. Voi immaginate questo continuo lavaggio del cervello da piccolo e oltre. Infatti ero arrivato a portare taglia 54 56, pesavo un bel po'. Quando poi vai a togliere quelle credenze, o anche le foto ce l'ho, posso dimostrare, sembra un piccolo Buddha, ma a un certo punto succede una cosa interessante: togli la convinzione, è come se finalmente togli il freno a mano. Le spiegazioni possono essere due: finalmente puoi accedere alle risorse che non riuscivi prima ad accedere. Un'altra spiegazione che da un punto di vista quantistico cominci finalmente a spostarti su un ramo di realtà diverso. Perché se noi guardiamo questo esperimento del gatto di Schrödinger, che è interessante, ci fa intendere come la realtà, come se non fosse una cosa così lineare come pensiamo, ma ci sono tante linee di realtà quante possibilità ci sono. Noi viviamo sulla nostra linea di realtà, però ce ne sono altre, ok? Faccio sempre l'esempio quello del parcheggio perché è quello più semplice, no? Trovare parcheggio in pieno centro a Milano, strisce bianche, quindi non giallo o blu, in orario di punta il pomeriggio, direi che è quasi impossibile. Per cui sull'attuale linea di realtà, sulla linea possibile, l'unica soluzione è quella di andare in un autosilo, prendere la metro e andare dove vuole andare. Non so, uno vuole andare a Brera, parcheggio da qualche altra parte, va così. Però attenzione, ci sono altre linee di realtà, ci sono altre linee di realtà dove c'è la possibilità che trovo parcheggio su strisce blu a 800 metri, un'altra un pochino più distante a 600, un'altra più distante magari a 300, fino ad arrivare magari a una più lontana dove trovo parcheggio strisce bianche proprio attaccato al posto dove voglio andare. Però se notate una cosa interessante, le linee sono più distanti. Quindi vuol dire che in base a quello, al quantum energetico che ho a disposizione, io posso spostarmi su una piuttosto che un'altra, ma dipende da tanti fattori. Dipende prima di tutto se ci credo,
Beh, io all'inizio, quando mi sono trasferito qui a Milano, avevo degli amici, ce li ho ancora, che si incontrano più o meno a Brera. Non sapendo minimamente cosa sia Brera, loro mi dicevano, no, tu vieni verso le 18, lì si trova un sacco di parcheggio. Vi giuro, questo mio amico diceva così. Io partivo, prendevo l'auto, andavo lì, trovavo, ve lo giuro, parcheggio sempre a 150 metri, 100 metri, qualche volta anche quasi sotto. Prima volta, seconda volta, terza volta, quarta volta, quinta, sesta. Poi a un certo punto uno mi fa, ma tu dove hai parcheggiato l'auto? Qua sotto, fa. Ma come hai fatto? È impossibile. Qui non si trova mai parcheggio. E me lo dice lui, e me lo dice un altro, me lo dice un altro ancora. Ve lo giuro, da quel momento in poi non sono più riuscito a trovare parcheggio. Perché? Se ho delle persone che mi ripetono costantemente che la natura della realtà è fatta in un certo modo, chissà perché accadranno quelle cose lì, ok? La ripetizione è per esempio un sistema per cominciare a creare una credenza dentro di noi. La credenza si genera fondamentalmente per due momenti particolari. Uno può essere un forte impatto emozionale. Forte impatto emozionale vuol dire che non c'è bisogno di ripetizione. Mi trovo davanti a un dato di fatto, c'è una forte emozione. Non so, faccio l'esempio di, ad esempio un po' fuori dall'ambito della longevità, ma magari una persona scopre che il suo compagno, la sua compagna, di colpo lo tradisce, lo scopre proprio lì davanti ai suoi occhi, questa cosa è uno shock, si può creare una credenza in quel momento, tutti gli uomini, tutte le donne sono uguali. Il problema è che se si genera una credenza, o con la ripetizione, o con un forte impatto emozionale, questa poi produrrà degli effetti per i quali tu da quella credenza tendenzialmente non esci più. Questi effetti, per esempio, una credenza in grado di creare due processi che sono cancellazione e deformazione della realtà. Cancellazione è un processo naturale che noi usiamo tutti i giorni perché noi non riusciamo a computare più di tot numero di informazioni per volta. Si chiama legge del 7 più o meno due pezzi di informazione. Questo vuol dire che se per esempio uno ti deve dare un numero di telefono, se te lo dà pezzo pezzo dice 02 41 52, ciao, andare, andare. È incredibile questa cosa qui. Ok, fermo lì. Allora, 02 41 56 04 219. Se io do un numero di telefono dando i numeri uno alla volta, ho difficoltà a memorizzarlo, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pezzi di informazione, sono diversi. Se invece dico 02 415 60 421 9, 02 415 60 421 9, vedete che è più facile memorizzarlo, perché ho ridotto i pezzi di informazione, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi, ok? Questo è interessante perché quindi vuol dire che tante volte sono lì che cerco le chiavi di casa, sono davanti agli occhi e non le trovo, perché noi tendiamo a cancellare aspetti dalla nostra realtà, quindi anche informazioni, in maniera del tutto inconscia. Se in quel momento non abbiamo il focus su quello, rimuoviamo tutto. Non ce ne accorgiamo, perché più di tante informazioni non possiamo computarle. Quindi nel momento in cui io mi convinco che per esempio di credenza negativa per quanto riguarda la longevità, tipo una cosa che mi ripeteva sempre mia nonna, diceva sempre, la vecchiaia è una carogna, e lo diceva proprio con questa voce così, e lo ripeteva, e io dentro di me, cancella, cancella, cancella. Ero piccolino, non conoscevo ancora la tecnica, però poi l'ho rimossa. Che cosa è successo? Che lei effettivamente è invecchiata male, malissimo, si è ingobbita tanto, si era accorciata, era piena di acciacchi, una cosa incredibile. E una credenza ha una capacità incredibile. Ci sono delle pubblicazioni, c'è La biologia delle credenze di Lipton, poi c'è un altro bellissimo libro, Molecole di emozioni, della Ken Spert, che è un'altra biologa. Sono libri molto interessanti che dimostrano come le emozioni o le convinzioni hanno un potere forte su di noi. Ma facciamo soltanto anche mente locale
a quello che accade, l'effetto placebo e l'effetto nocebo, se ne parla, no? Però non se ne parla mai in maniera approfondita. L'effetto placebo vuol dire che se sono convinto che la pillola di zucchero funziona, avrà effetto. Lo sanno benissimo, anche l'industria farmaceutica lavora con l'effetto placebo e nocebo per testare i farmaci. L'effetto nocebo è quando c'è quello che ti dice tu hai questo, oppure credi che quella cosa ti fa male, ma torniamo sempre lì, credi che quella cosa ti fa male, quindi hai una forte convinzione. Una volta in un corso un mio amico un po', possiamo dire, birichino, mangiando delle lasagne durante una pausa, ha cominciato a fare un po' lo stupido, ha cominciato a dire, ma sento un po' di sapore strano in queste lasagne, secondo me sono andate male, sono buone, così. Un paio di persone si sono intossicati con delle lasagne che invece non avevano nulla, cioè sono state male. Questo per dire che l'effetto di suggestione, l'effetto placebo a volte è veramente forte, è veramente incredibile. Poi ovvio, io non mi occupo di medicina, non mi occupo di guarigione, però tutto deve essere fatto insieme. C'è la convinzione, devi lavorare anche sul corpo, devi lavorare sull'aspetto emozionale, sull'aspetto energetico, cioè non può dire lavoro solo su questo, è come dire voglio essere longevo. Noi vedremo alcuni aspetti, per esempio legati all'attitudine mentale e alla longevità, però allo stesso tempo tutti i giorni mi vado a sfondare di hamburger, patatine fritte e Coca-Cola. Cioè è ovvio che è come se vanifichi un pochino tutto l'aspetto emotivo, comportamentale, che come dire in qualche modo aumenta la longevità, oppure uno dice io faccio i 5 tibetani, sono a posto e poi mangio male. Mi faccio 2 litri di vino al giorno, cioè è ovvio che insomma c'è qualcosa che non va in quel modo, in questo modo qui. Vanifichi tutto il resto, anzi forse probabilmente peggiori la situazione. La cancellazione quindi è un aspetto, ma attenzione, se a un certo punto uno può rendersi conto di quello che non ha notato, può subentrare un secondo meccanismo di difesa della credenza. Guardate, le credenze sono terribili. Infatti diceva Einstein, è più facile scindere un atomo che abolire il pregiudizio fondamentalmente nasce dalle credenze. Il secondo meccanismo di difesa è la deformazione, che è una distorsione della realtà. Cosa vuol dire? La deformazione è un processo che noi usiamo, non dico tutti i giorni, ma è un processo attraverso il quale con la nostra mente possiamo anticipare eventi che non sono ancora accaduti. Devo incontrarmi con una persona, quindi posso immaginare nella mia mente di incontrare questa persona, addirittura di immaginare il dialogo come andrà, posso immaginare che va bene, oppure posso usare la deformazione in negativo e immaginare che la conversazione va male, che l'incontro, tipo un colloquio di lavoro, è questo che è lì che guarda l'orologio per dire vabbè, ma questo quando è che se ne va. Se mi faccio dei film mentali negativi, questi influiranno tanto su di me. La deformazione è quella che permette la creazione delle invenzioni, le forme d'arte, l'immaginazione. È potente, ma allo stesso tempo la persona che mi dice tutti gli uomini o tutte le donne sono uguali, gli faccio conoscere magari 2 o 3 coppie innamoratissime, o per esempio l'amore non esiste, succede una cosa interessante, se gliele faccio anche notare può deformare la realtà e dire ma chissà cosa c'è sotto, si vede che lui ce la faccia da serial killer, si vede che è uno psicopata, ma si vede che sono infelice, ma come fai a saperlo? Lo so, quella è la deformazione, un'alterazione della realtà percepita senza una prova oggettiva, e in questo modo in pratica la credenza si preserva, la credenza va avanti sempre lì e non riesci. Io faccio un esempio tipo nelle coppie, non mi ascolti mai, cancellazione di tutti i segnali di attenzione, insomma il marito che dice alla moglie io ti parlo ma tu non mi ascolti mai, lui non vede, rimuove su 10 volte magari quelle 5 volte che le ha prestato attenzione. Allora poi magari arrivo io, sono degli amici e dico no aspetta, vedi che ogni tanto vedi che ti presta attenzione, ma mi ha ascoltato perché gli serviva qualcosa, e quella è la deformazione. In questo modo tu non esci mai dal loop della credenza, anzi la credenza si rafforza, diventa ancora più forte. E questo è un esempio che riguarda per esempio le relazioni, ma pensate a un aspetto legato, tipo mia nonna che si ripeteva sempre la vecchiaia è una carogna,
Oppure posso anche riportare un mio caso di quanto anche il semplice parlarsi sia estremamente deleterio. Io nel 2011, siccome stavo passando un periodo estremamente teso, pesante, insomma, mi erano successi di cotte e di crude in quell'anno lì, mi ripetivo spesso in questo periodo, quando mi dicevano come va, mi fanno sputare sangue, cancella, cancella, cancella. Il calzolaio va con le scarpe rotte, cade, no? E dimenticavo ogni volta di rimuovere questa affermazione, perché quando sei così dentro una situazione, a volte perdi lucidità. Il 10 agosto 2011 sono stato ricoverato all'ospedale di Vimercate tossendo sangue, con una pressione arteriosa 200 la massima, 120 la minima, completamente fuori scala, mi hanno dato dosi da cavallo per buttarla giù, l'ho ricoverato una settimana intera, poi cioè, era anche Ferragosto, quindi 10 agosto, mi hanno tenuto giù dentro un po', e lì ho cominciato a capire ancora di più quanto sia importante stare attenti a quello che ci diciamo. L'inconscio non capisce la metafora, cioè se uno dice il gelato mi piace da morire, per lui morire vuol dire quello, cioè cosa vuol dire? Capite? Quindi io mi ripeto quella, oppure quello lì mi fa impazzire, e poi non mi posso lamentare se letteralmente poi mi incoglionisco per quella persona. Può succedere. La ripetizione è così, entra. Ok? Vi do una tecnica velocissima, facilissima, no, è di una semplicità unica che mi aiuta a stoppare sul nascere la creazione di probabili credenze. Ora, se mi scappa di dirvi, di dire qualcosa di negativo ogni tanto, una volta, va bene, il problema è la ripetizione costante. Sì. Per esempio, una tecnica molto semplice è questa, combinata con un gesto che è cancella, 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 con ripetere tre volte cancella, cancella, cancella. Ma lo faccio in automatico. Ma qui appena tu ti dici qualcosa di negativo, vi dite immediatamente, questo gesto qui, l'inconscio sa bene che cos'è, questo vuol dire togliere, rimuovere, se lo ricorda. Saranno dei casini poi i nostri ragazzi più avanti, quando non avranno più il cancellino, avranno soltanto degli schermi, lì dovranno fare, come ha detto il mio corsista, cancella del computer, cancella del computer, ma va bene anche quelli, faranno col ditino, noi facciamo ancora cancella, cancella, cancella. In tempo reale dai un messaggio al tuo inconscio di rimuovere questa affermazione. Io ricordo una volta avevo questo amico a Cagliari che avevo uno stato emotivo di quelli proprio negativissimi e mi diceva delle cose terribili, tipo mi è successa questa cosa, tu, eravamo seduti uno di fronte all'altro, mi metteva la mano sul ginocchio e me lo stringeva, che è ancora peggio, questo è un ancoraggio, viene chiamato tecnicamente, quindi ancora la parola a una probabile anche emozione che ti sta creando ancora più in profondità. A quel punto si va sulla parte, si fa cancella, 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 cioè, programmato. È ovvio che è brutto davanti a una persona fargli così, cancella, cancella, cancella. Potete farlo in maniera un po' diversa, io lo faccio così, con la manina sotto, ve lo dico mentalmente e vi assicuro che comunque funziona lo stesso. Io questa tecnica l'ho scoperta più o meno a metà anni 90, poi però il problema è che noi occidentali, quando una cosa è troppo semplice, cominciamo a dire sì, all'inizio la fai, dopo un po' dici in realtà io l'ho rivalutata tanto proprio dopo quello che mi è accaduto, e adesso tutte le volte che sento qualcosa, soprattutto da quelli che sono gli sponsor negativi sono quei personaggi simpatici che in totale buona fede, quindi io non dico che sono in cattiva fede, ma in totale buona fede ti raccontano le cose più pesanti e possibili. Tu dici com'è andata? Male, sta andando malissimo, e che ti raccontano delle robe pesantissime, che per carità non vuol dire che non dobbiamo più ascoltarli, ma se la mia vita è circondata da quelli che mi portano i loro problemi, poi quelli che mi creano i problemi, quelli che tu vai, gli parli di una tua idea e ti dicono ma tu sempre dietro a queste cazzate, ma lascia perdere, e ti massacrano costantemente da questo punto di vista, esprimendo anche giudizi di valori pesanti su te, accade una roba strana che poi dopo un po', chissà perché, uno, la vostra energia si abbassa, quindi anche il quantum energetico per spostarsi su altre linee di realtà, che questo è
e lo chiamo manifesting, cioè la capacità di poter andare finalmente su una realtà un po' più simpatica rispetto a quella che stiamo vivendo, è molto più bassa. In più, però, con questo modo di fare vanno anche a creare dentro di noi delle convinzioni e abbassare l'energia. Ma mi collego anche all'acqua. Noi siamo fatti d'acqua. Ci sono, per esempio, ricerche di Emoto che sono interessanti, perché se tu vai, l'acqua la metti in due ciotole e a una la riempi di preghiere di amore, ti amo, sei bellissimo. Se fa, certo, vedere uno che fa così all'acqua è un po' inquietante, però poi l'altra va invece e dice, ah, disgraziata, terribile, no? Gliene dici di cotte e di crude. Se vai a vedere poi i cristalli, congeli l'acqua, vedi i cristalli, dove è la riempita di amore, i cristalli sono fantastici, nell'altra invece i cristalli sono brutti. Poi su questa ci sono quelli che dicono no, non sono confermate queste ricerche o meno, però io parto sempre dalla mia esperienza. Se io sto con una persona che ha una voce così, no, che mi dice cose brutte, che costantemente mi massacra, come state? Cioè, io non sto bene, cioè, spesso diciamo mi succhia l'energia, mi vampirizza, ma in realtà quello che accade è che va a influire su tutto il mio sistema. Capite quanto è importante? Quindi, se parliamo anche di longevità, di voler campare un po' più a lungo, in realtà le cose sono tante. Io mi occuperò solo di un aspetto, per esempio, più comportamentale. Vi faccio vedere velocemente quello che viene chiamato modellamento delle persone longeve, cioè un'osservazione di un gruppo di persone che tendenzialmente campa più a lungo di altre. E io ho dato un estratto perché lo studio è un po' più lungo. Per esempio, sulle strategie cognitive, questo gruppo si vedeva che la maggior parte, quindi premessa, io non vado a parlare dell'aspetto alimentare che sicuramente ha un aspetto fondamentale, non parlo dell'aspetto anche, a volte si dice, del tipo di acqua e tante altre cose, però non lo tocco, però entro su questo. La visione positiva della vita, senso dello humor, rielaborazione delle situazioni negative, questo è importante. Noi spesso ci portiamo dei carichi emozionali per cose accadute nel passato, i rimorsi, delle opportunità perdute, e siamo lì che ogni tanto ci pensiamo, magari anche una storia sentimentale che poteva essere quella della nostra vita, quella che l'abbiamo persa magari per un fraintendimento, per colpa di qualcun altro. Il problema è che se tu ti tieni tutto questo carico, è come cercare di fare una strada in salita ma con 150 kg sulle spalle. Quindi vuol dire che tu consumi molto di più e ti consumi molto di più. Gli orientali dicono che bisogna accettare incondizionatamente tutto il nostro passato. Uno dice, magari, detto così sembra facile. Puoi farlo andando a capire qual era la risorsa mancante in quel momento, da un punto di vista interno, interiore. Adesso è un po' complicato a spiegare, comunque si chiama timeline, è una tecnica che lavori proprio sulla tua linea temporale, vai un pochino, non a cancellare i ricordi, che non va bene, perché sennò non sei più chi sei, ma vai a rielaborare l'esperienza emozionale. Cioè sai esattamente cosa è accaduto, ma cambia la tua risposta emozionale. Quello è importante, perché quindi finalmente sì. Apertura mentale e incorporazione di altri modelli, essere molto rigidi, non va bene. Ah, io so come sono le cose, non ho bisogno di sapere più niente. Cavolo, all'università, quante volte ho sentito dire? Una volta la mia ex cognata prende uno dei miei libri sulla comunicazione, lo prende, lo porta ad uno dei suoi professori. Questo gli fa... io non ho bisogno di sapere più niente, io so già tutto. Ma questo molti magari non lo dicono così, ma lo pensano, lo fanno. L'irrigidimento tendenzialmente non favorisce proprio la longevità. L'elaborazione positiva di lutti e separazioni, che non vuol dire che appena uno muore si mette a ballare, ma magari dopo qualche anno rimanere agganciati ancora alla separazione e al lutto bene non fa. I comportamenti, l'aspetto comportamentale, per esempio, muoversi verso un futuro positivo, si dice tecnicamente andare verso. Di andare verso sono quelle persone che vanno verso le possibilità, non scappano dal dolore per motivarsi.
Invece i via da, che sono quelli che vanno via dal dolore, sono quelli leggermente un po' meno longevi, perché per motivarsi ad agire devono aspettare che la sofferenza sia arrivata qui. Invece di andare verso è uno che a un certo punto vede una nuova possibilità e si motiva e va verso. Dovremmo diventare un po' tutti più andare verso. Avere un buon riferimento interno vuol dire ascoltare sì gli altri, essere aperti, ma allo stesso tempo ragionare con la nostra testa, decidere noi. Non perché mi ha detto tizio. Chi ha un forte riferimento cosiddetto esterno invece tende a essere in balia del vento. Andare verso ciò che aiuta e allontanarsi da ciò che non aiuta. E torniamo sempre lì. Dovrebbe esserci ancora qualche altro punto. Credenze e valori, in realtà queste sono solo alcune, ma ce ne sono anche altre. Le relazioni sono molto importanti, l'aspetto relazionale. Io sono utile agli altri. La salute e la vitalità sono cose normali. Io conosco tanta gente, e torniamo all'aspetto della longevità, che dice che magari, io ricordo un cliente che mi diceva ma io sono convinto che quando arriverò a 55 anni avrò anch'io un certo male, perché l'ha avuto mio padre, l'ha avuto mio nonno, l'ha avuto, quindi ereditario. È ovvio che ti crea la cosiddetta profezia autoadempiente. Ora, senza scomodare la meccanica quantistica, ma se inconsciamente sei convinto di questa cosa, probabilmente inconsciamente metterai in atto delle strategie, senza rendertene conto, per autoboicottarti. L'inconscio non giudica ciò che è negativo o positivo, tu gli dai una direzione e ci va. La vecchiaia è un beneficio. In realtà si fa anche un lavoro importante, che è quello di vedersi anche utili. Infatti il problema, quando è che comincia a esserci una decadenza da un punto di vista di attitudine mentale e quindi poi un riflesso fuori? Quando comincia a pensare di non essere più utile fuori. Non sono più utile, pian piano comincia a perdere. Invece è importante sentirsi sempre utili. E questo è, secondo me... Ora, se uno mi dice, oddio, ma in qualcuno di questi punti non mi ritrovo. E diciamo, è in generale, che più ce ne sono, meglio è. Più l'alimentazione, più tutto il resto. Ok? Bene. Domande. Sì. Se avete da fare qualche domanda.